Buonasera a tutti. È arrivato il tempo delle elezioni. Come tutti sapete, in provincia della Spezia ci sono tre comuni che si recheranno alle urne il 10 di giugno. Il comune più importante chiaramente è quello di Sarzana e abbiamo deciso di partire. Aprire un dibattito su Sarzana stasera, anche se i termini per la presentazione della lista formalmente domani credo, ecco. Però siamo già in grado di dire chi sono i candidati e anzi possiamo anche dire che sono tutti qui stasera per affrontare un dibattito sugli argomenti che peraltro voi avrete già letto sui giornali di questi giorni, anche attraverso le tante polemiche che ci sono state, che non finiscono mai, e anche attraverso i social, su Facebook, poi addirittura si arriva anche a elementi di diffamazione, cioè siamo veramente in un clima che non è proprio dei migliori. Comunque noi stasera guardiamo quello che si fa in casa e il nostro obiettivo è quello di chiedere ai sei candidati che adesso poi vi presento i loro pareri e cosa faranno su determinati argomenti specifici, che sono quelli che sono oggetto del dibattito anche in città. Poi ognuno di voi trarrà le conclusioni. Allora, intanto vi presento Paolo Mione, che è il candidato di Sarzana per Sarzana. Su di lui convogliano comunque altre due liste, Sarzana Nova e Sarzana Vola. Poi c'è Alessio Cavarra, che è il sindaco uscente, che è sostenuto da cinque liste, che è una lista del PD. Poi delle liste civiche, Noi per Sarzana, Noi per il futuro, Sarzana più sicura e al centro. Abbiamo Federica Giorgi, che è una lista, e è il Movimento 5 Stelle. Abbiamo Walter Chiappini, che è lista civica Sarzana e Movimento. Abbiamo Paolo Zanetti, che è sinistra sarzanese. Oh, mamma. E poi abbiamo Cristina Ponzanelli, che è per il centrodestra, Totti Forza Italia, Sarzana Popolare Lega. Buonasera. Bene, io direi di partire subito con il primo argomento, Damione, che è quello della sicurezza. Tutti la invocano come una reale esigenza a Sarzana. Ora non so se poi è più un problema di percezioni o di esigenze, sta di fatto che di sicurezza se ne parla e tutti la invocano. E allora comincerei appunto da Mione a chiedere come renderla effettiva, sempre che sia, se ritenga lui che sia necessario agire in questo senso. Buonasera, sì. Ritengo che il problema sicurezza sia un problema reale. Noi siamo stati giovani insieme e sappiamo da ragazzi, avevamo le porte senza con le chiavi sopra, quindi oggi questo non accade più. Abbiamo un'idea chiara sulla sicurezza, prima di tutto di destinare quella che è l'attuale scuola del 21 luglio, dare una nuova destinazione e formare lì la cittadella della sicurezza, dove saranno messe insieme polizia, carabinieri, guardie di finanza e polizia municipale. Questo determinerà una presenza fattiva in una delle zone nevralgiche più delicate della città, che è la zona del 21 luglio della stazione, e proprio la presenza consentirà anche una presenza continua della polizia. È un progetto a costo zero, perché con gli affitti che pagano le autorità di qui sopra, si potrà fare un mutuo e ristrutturare tutto, altrimenti questa scuola rimarrà così com'è e sarà sede soltanto di problematiche e non di giovamento. Cavarra, sicurezza. Sì, è sicuramente un problema che riguarda oramai tutti i comuni italiani e non solo, quindi noi dobbiamo cercare di trovare delle risposte immediate. È un tema che forse in passato, non dobbiamo sottovalutarlo, è stato forse tenuto meno in considerazione. I prossimi 5 anni devono vedere il tema della sicurezza al centro della nostra azione amministrativa. Abbiamo delle idee chiare, innanzitutto cercare di potenziare in maniera importante la videosorveglianza. Nel primo anno vogliamo installare 100 nuove telecamere di videosorveglianza.
nuovi punti luce, abbiamo già iniziato in questi anni a fare un'operazione di infittimento dell'illuminazione pubblica, vogliamo continuare su questa cosa e poi vogliamo anche cercare di venire incontro economicamente a quelle famiglie che vogliono in qualche modo fare degli investimenti per quanto riguarda l'illuminazione esterna della propria abitazione, gli allarmi e quant'altro. Quindi, Giorgi, su questo argomento. Sicurezza è un problema reale, non percepito dalla popolazione. Ci sono determinate aree di Sarzana che devono assolutamente essere messe in sicurezza. La zona della stazione, come vediamo, è sotto gli occhi dei riflettori, dei carabinieri, proprio recentemente zona di spaccio, dove addirittura i carabinieri si devono mettere sui terrazzi di delle persone per fare degli appostamenti e per intervenire. Noi siamo già intervenuti in sede di Consiglio Comunale in tema di sicurezza, sollecitando la amministrazione per il rispetto delle ordinanze contro la prostituzione, contro l'accattonaggio, che sono situazioni che devono essere sicuramente risolte a Sarzana. Certo, ovviamente ci vorrà un aumento dell'organico del Corpo di Polizia Municipale, però aumento dell'organico, però il Corpo di Polizia Municipale deve essere anche formato per essere affiancato poi ai carabinieri, perché e oltretutto non è che deve essere usato solamente per fare delle multe, perché per fare il controllo del territorio il Corpo di Polizia Municipale deve fare un affiancamento alle altre forze dell'ordine. Le telecamere, per cui già noi nel 2015 avevamo chiesto. Mi sembra che sia finito. Okay. Sì, sulla sicurezza noi invece intendiamo riprendere in mano tutta la parte delle normative, perché per noi la legalità e la legittimità è sacra, per cui noi riteniamo che i sindaci non abbiano rispettato neppure le leggi che abbiamo a disposizione, il decreto legge del 23 maggio 2008, la legge 46 del 2017, che è la Minniti, per cui noi intendiamo dotare il sindaco futuro, se saremo noi o comunque lo proporremo, di un dirigente delegato per la sicurezza, che è una figura nuova che intendiamo proporre, è una figura che spazierà a 360 gradi, perché la sicurezza non è solo intervenire con le forze dell'ordine, ma anche intervenire sull'urbanistica per far sì che determinate aree vengano riconquistate dai cittadini, vengano riutilizzate, un discorso veramente a 360 gradi. E un altro concetto che vogliamo introdurre è quello della sicurezza solidale partecipata, con la partecipazione di tutti i cittadini anche attraverso il controllo di vicinato che già è esistente. Zanetti. Ma io direi intanto che Sarzana non è il Bronx, neanche il Bronx è più il Bronx di una volta. Io credo che la sicurezza si aumenti molto costruendo sempre di più una città viva. Da questo punto di vista il commercio fa più delle forze dell'ordine, i locali aperti. Credo che si debba anche ridurre la povertà per migliorare la sicurezza. Io non ho niente in contrario, ovviamente, sull'aumento dei punti luce, neanche sulle telecamere. Il controllo del vicinato è una cosa senz'altro molto interessante, soprattutto nei quartieri, diciamo, periferici. Sul discorso che si fa sempre più uomini e mezzi per la sicurezza, io credo che si debbano soprattutto avere meno uomini negli uffici e più uomini o donne per le strade. E da questo punto di vista io credo che anche soltanto una pattuglia serale dei vigili può fare tanto. Ok, Ponzanelli. Bene, intanto la ringrazio per questa domanda che è particolarmente cara a me. La sicurezza è un punto centrale del programma di governo della coalizione che mi sostiene. Oggi Sarzana è diventata una città insicura, abbiamo intere aree anche prossime al centro che sono ostaggio della microcriminalità. Serve un cambiamento di visione, un cambiamento radicale di rotta, e la ricetta è semplice: più controlli, basta buonismo. Dobbiamo restituire intere aree della città, la stazione, i parchi, le strade, il centro storico alle famiglie e ai cittadini. Quindi subito un patto con la questura, con la prefettura, più risorse alla polizia locale,
e incentivi a chi investe in sicurezza e in sistemi di videosorveglianza. Ora dico questo e qui chiudo, mi chiedo come chi ha portato Sarzana a questo punto possa con credibilità fare proposte in questo, allora, in questo ambito. L'altro argomento caldo è quello delle scuole. Le scuole, c'è un problema, lo sapete tutti, sono un po' in affanno a Sarzana, ne abbiamo la Poggi Carducci con dei problemi di natura sismica che tra l'altro l'amministrazione sta affrontando, e poi c'è anche quella del Viale 21 Luglio che Mione ha introdotto indirettamente parlando di sicurezza, che da anni è messa in vendita. Ecco, come pensate di affrontare, che è un problema un po' grosso questo delle scuole complessivamente, questo tema? Io direi di partire da Cavarra. Ma noi in questi 5 anni abbiamo lavorato molto nella riqualificazione dei nostri edifici scolastici, perché noi abbiamo una ricchezza nella nostra città, abbiamo tante scuole periferiche e in questi 5 anni abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle nostre scuole, un piano di investimenti mai fatto prima d'ora. Dobbiamo continuare così. Il prossimo obiettivo è quello di riqualificare completamente le Poggi Carducci e su questo vogliamo agire nei prossimi anni. Abbiamo inaugurato un asilo nido proprio un paio d'anni fa e proprio nei prossimi giorni andremo a inaugurare anche la nuova riqualificazione della nostra materna, la Lalli. Quindi è un tema questo che abbiamo già affrontato in questi 5 anni e vogliamo proseguire in questo senso. Giorgio. La sicurezza delle scuole è una priorità centrale che deve avere l'amministrazione e l'avrà anche nel nostro programma. Devo dire che su questo diciamo, l'amministrazione comunale non è stata per niente attenta, ha perso tutta una serie di finanziamenti, l'ultimo da 3 milioni di euro, cosa che noi per un errore poi formale di un codice, cosa che noi non vogliamo assolutamente fare, tanto che nei programmi abbiamo previsto lo sportello Europa, un ufficio per cui si potrà chiedere con l'aiuto di esperti anche dei finanziamenti a livello europeo, soprattutto non possiamo perdere quei finanziamenti che sono necessari per mettere in sicurezza le nostre scuole. Per quanto riguarda la scuola del 21 luglio, noi abbiamo un progetto, oggi è inserito tra i beni alienabili, noi abbiamo un progetto di recupero della scuola, dopo ovviamente la messa in sicurezza sismica e delle strutture di questa scuola statica, che vorremmo sottoporre alla cittadinanza, l'abbiamo nel progetto, è il trasferimento di tutti gli uffici comunali, eccetto Palazzo Roderio, per accentrare tutte dall'ufficio anagrafe. Ho capito, trasferimento. Chiappi. Sì, sulla sicurezza delle scuole credo che a noi non si possa dire nulla, perché il sottoscritto è stato quello che ha evidenziato il problema della Poggi Carducci. Fra l'altro vi darò un'altra notizia, non c'è solo la Poggi Carducci sotto l'indice di sicurezza, ma ci sono altre 2 scuole che si avvicinano comunque al limite imposto dello 06, sicuramente messe molto meglio, sono più piccole quindi più gestibili. La Poggi Carducci assolutamente noi riteniamo che la perizia sia stata sbagliata, l'abbiamo dimostrato in Consiglio Comunale con domande precise al perito che l'ha fatto, intendiamo rifare la perizia della 21 luglio, vogliamo verificare quale delle 2 soluzioni migliore come scuola, perché noi vogliamo mantenere la 21 luglio come scuola, poi abbiamo altre opzioni se non si potrà, anzi non se non si potrà, se i cittadini sceglieranno fra le 2 opzioni, Poggi Carducci e 21 luglio, quale sia meglio, quale sia più conveniente. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Ribadisco che il Comune poteva fare molto di più e procacciarsi finanziariamente anche per la 21 luglio, anche anni fa. Zanetti. Allora, diciamo che sulla questione della scuola del 21 luglio, il 21 luglio credo che possa essere ripreso, ristrutturato come contenitore per diverse cose, con un dibattito anche aperto nella città. Io per esempio avevo in mente, come ha detto anche la collega Giorgi, di tutti gli uffici comunali, tranne ovviamente i 2 piani di Palazzo Roderio, ma compreso l'ultimo, il piano terra, dove veramente gli uffici sono scandalosi dal punto di vista
sanitario e come abitabilità, potrebbero essere portati tutti lì. Un'altra parte dell'immobile, che è molto grande, potrebbe essere usato come ostello anche per il discorso della via Francigena, che è una cosa molto importante. Per l'appoggi Carducci invece credo che si debba rimanere in quell'area e io farei un intervento più radicale. Ponzanello. Quella delle scuole è una situazione drammatica. Personalmente, avendo iniziato la mia vita studentesca proprio alla 21 luglio, è ovvio che è una ferita aperta ogni volta che si passa lì davanti, vedere questo immobile fatiscente, abbandonato al totale degrado. Sento varie proposte su il 21 luglio, fantasiose direi e molto strumentali a quella che è l'attuale campagna elettorale. Basti pensare che qualche mese fa il bene è stato inserito tra quelli alienabili del comune, oggi si parla di farne un centro culturale. Io dico che non farò mai ai nostri concittadini sarzanesi delle promesse che non posso mantenere. Dico che va affrontata la situazione con serietà, va fatta una ricognizione puntuale della situazione, va valutato che cosa si può fare per restituire il bene alla sua vocazione originale, che era l'istruzione. Ma la priorità, secondo me, assoluta è quella della sicurezza delle scuole. L'abbiamo spiegato in più sedi, in assemblee pubbliche, in consiglio comunale. Non abbiamo tempo. Non abbiamo il tempo per poter fare le ricognizioni, i grandi progetti. C'è una necessità di intervento subito. Pensiamo alle Poggio Carducci, che hanno un indice sismico pari a un decimo di quello che è l'indice minimo previsto dalla legge. Una follia rimanere, lasciare i ragazzi in queste scuole, lasciare insegnanti, bidelli. È una follia. Bisogna fare un intervento rapido. Se, come penso, non si potrà fare nulla perché è stato perso il finanziamento dei 4 milioni di euro, dobbiamo pensare a soluzioni alternative, a collocazioni alternative, rapidamente. Noi abbiamo le idee chiare, ma l'idea chiara principale è che non possiamo affrontare, e non lo affronteremo come sindaco, il nuovo anno scolastico in una situazione di questo genere. Non possiamo permetterci di mettere a rischio la salute dei ragazzi. Troveremo, e abbiamo già idee alternative, importanti. Marinella è sotto gli occhi di tutti, ha chiuso la fattoria, ora è saltato fuori il problema del rischio, di una compromissione della sicurezza idraulica. Abbiamo letto sul giornale stamani che il sindaco vuole dire a vie legali contro la proprietà per questo. E poi c'è il discorso del piano spiagge, che è legato anche a tutto, ecco, diciamo, è tutto l'insieme. Io penso che su questo, sulle risposte che darà il nuovo sindaco, la nuova amministrazione agli interrogativi che pone quel territorio, si giocherà molto del proprio ruolo di governo in città, ecco, su Marinella. Cosa si può fare a questo punto? Partiamo dalla Giorgi. Allora, Marinella, ci vorrebbe più di un minuto per parlare di Marinella, che è la spina del fianco proprio di Sarzana. Prima di tutto io inserirei Marinella nel parco di Monte Marcello Magravara, proprio perché deve essere conservata la sua vocazione agricola e turistica, no a speculazioni edilizie, no a cementificazioni. In tutto questo periodo noi cittadini siamo stati presi in giro da queste proposte di acquisto della fattoria inesistenti da parte di Volpi, che è stato portato dal centrodestra come il messia che doveva venire a fare questo grande acquisto, a proporre 3 milioni di euro per l'acquisto, poi delle proposte che sono state inconsistenti e addirittura inesistenti. Ora Renovo non si sa se abbia fatto la proposta di acquisto oppure no, quello non si è capito. Marinella è da sistemare, diciamo così, da punto di vista del degrado, della sicurezza. C'è da ritirare il ricorso che ha fatto il comune di Sarzana contro il piano spiagge, deve essere fatta una VAS partecipata, cosa che non è stata assolutamente fatta. Purtroppo il tempo è quello che è, capito? Sì, anche su Marinella credo che
possiamo vantarci di avere detto a suo tempo quello che si doveva fare. Si doveva fare immediatamente una VAS, cosa che il Comune ci ha bocciato. Io ricordo all'una di notte proposi la VAS invece dell'approvazione del piano, la Regione l'aveva poi imposta e ha fatto delle relative prescrizioni. Secondo noi, anche secondo noi, il TAR dovrebbe essere ritirato, perché bisogna andare velocemente a riproporre la VAS sulla base delle prescrizioni della Regione e a fare veramente qualcosa per Marinella. La linea demaniale va rivista, perché la linea demaniale è stata fatta esclusivamente a protezione di una società privata che adesso chiede 10 milioni e hanno messo in difficoltà anche i bagnatori, che dovranno investire per recuperare e dovranno recuperare sugli utenti. Sulla tenuta c'è una proposta da tempo che gira, tutti i politici, tutte le istituzioni la conoscono e noi ci impegniamo a portarla avanti questa proposta nel prossimo futuro. Vocazione agricola storica del territorio con salvaguardia della zootecnia e della biodiversità di eccellenza, finalizzata all'implementazione e valorizzazione delle produzioni tradizionali con progetti condivisi col territorio a favore del territorio stesso. Tanto diciamo che è il problema più drammatico della provincia di La Spezia. Io sono dell'idea che ho da una quarantina d'anni su Marinella, che è quella poi delle associazioni ambientaliste. La parte di campagna deve essere inserita dentro il parco Monte Marcello Magra e questo permette anche di avere contributi dell'Unione Europea e puntare sugli immobili che ci sono, sulla ristrutturazione degli immobili che sono tanti e sono belli. I milanesi non vogliono stare nei palazzi, perché abitano già nei palazzi a Milano, e vogliono venire in strutture, naturalmente ristrutturate come si deve, di quel tipo. Questa è l'impostazione da dare, senza cemento. Perfetto. A Marinella affonda perché ci antasca il cemento. Monsanelco. Marinella sicuramente è il triste emblema di quello che è il risultato di una politica completamente inadeguata tenuta da tutte le amministrazioni che precederanno la nostra. Ovviamente stata, oltre ad essere ridotta nello stato in cui è stata sempre oggetto di mirabili campagne elettorali, grandi conferenze stampa, e poi cosa è stato fatto? Zero, anzi meno di zero, perché oggi abbiamo un litorale che è il peggiore di tutta la Liguria, una fattoria che è chiusa, quindi famiglie sul lastrico, una colonia Olivetti che dovrebbe essere una risorsa che è completamente lasciata a se stessa. Che cosa dobbiamo fare? Fare le cose sul serio, subito un patto d'area e un piano spiagge con tutte le istituzioni a ciò deputate. Miore. Sì, Marinella è la spina del fianco per la nostra città. Il principale problema che dobbiamo sventare oggi, il pericolo maggiore, è quello che possa essere venduto a pezzi, perché oggi ci sono dei liquidatori che possono decidere di parcellizzare la tenuta e venderla a pezzettini. Il principale compito che oggi ha la politica è quello di presentare una delibera, e questo faremo noi quando amministreremo la città, una chiara posizione con cui si dice che non si cambierà la destinazione d'uso della parte agricola. Rimane agricola, nessuno si metta in mente di fare speculazioni o altre cose, non saranno consentite. Per la parte invece destinata, diciamo, alle vecchie abitazioni, possiamo pensare di realizzare un albergo diffuso, oggi sono di moda, vanno bene, ristrutturare l'antico, consentire lì un investimento di denaro con un modico aumento di volumi, perché altrimenti non si fa nulla, perché le persone devono pensare anche all'economia. Dobbiamo salvare Marinella dalle speculazioni edilizie. Sì. Assolutamente dobbiamo, il prossimo obiettivo nostro è quello di mantenere, perché sino ad oggi è stato così, la vocazione turistica e agricola di quel bellissimo territorio. Noi nei primi due anni avevamo approvato un piano spiagge, forse l'amica Ponzanelli non se n'è accorta, lo abbiamo approvato, lo abbiamo adottato,
Poi la Regione dopo 180 giorni ce l'ha di fatto bocciato, perché le prescrizioni che sono state inserite di fatto rendevano inattuabile quel piano spiaggia. Ed è proprio per questo che noi abbiamo fatto ricorso al TAR, perché riteniamo che vincendo il ricorso al TAR possa veramente partire il piano spiaggia, quindi non aspettare altri anni, perché gli anni li abbiamo utilizzati, i primi due anni li abbiamo utilizzati proprio per condividere con la Regione, i tecnici della Regione, il piano spiaggia, quello che poi il Consiglio Comunale ha adottato. Purtroppo c'è il tema dell'azienda, dove noi abbiamo cercato di lavorare fino all'ultimo per salvarla, ma non ci siamo purtroppo riusciti. Altro argomento, il quarto argomento della serata è un po' quello delle infrastrutture, della viabilità, ma anche dei collegamenti ferroviari, dei collegamenti anche con i mezzi ATC, perché tra il capoluogo e Sarzana, voi vedete, ecco, che a una certa ora di sera, anche d'estate, le corse dell'ATC non ci sono più, Sarzana Spezia, ecco, voglio dire, alle 9 credo sia l'ultima corsa. Poi le ferrovie dello Stato, Sarzana, una volta c'erano dei treni diretti per il capoluogo, da Sarzana arrivavi a Genova, invece sembra che la Liguria finisca la Spezia, ecco, da questo lato, che Sarzana sia un po' terra di nessuno per le ferrovie, ecco, quindi lì. E poi c'è il discorso della viabilità invece stradale, lo vedete tutti, le varianti sia Aurelia che Cisa sono spesso incasate, soprattutto la variante Aurelia. Ecco, su questi argomenti sicuramente chi andrà al governo della città dovrà porsi degli obiettivi, ecco, direi partire a Chiappini. Sì, intanto bisogna partire dal concetto che quello che è stato fatto ormai c'è, e quindi la nostra viabilità è abbastanza complicata perché è già strutturata in una certa maniera. Non abbiamo una variante a monte, abbiamo una variante a valle. Quello che c'è da fare sicuramente è rifare un piano sul traffico, perché oggi non si capisce bene chi viene, da dove viene e dove vuole andare. Se non riusciamo a capire almeno questo, non riusciamo neppure a lavorare sul progetto della variante. Il raddoppio della variante è già in corso, è già avanzato, secondo noi è un problema, si aggiungerà un problema, perché raddoppiando la variante poi ci si va a strozzare a Montecavallo o comunque dove il raddoppio non ci sarà più, e quindi bisogna rivedere il tutto anche in funzione del piano di sosta, perché è ovvio che molto del traffico di Sarzana sia condizionato dal problema delle aree di parcheggio, a pagamento o non a pagamento, quindi una complessa rivisitazione sia della viabilità che del parcheggio. C'è un piano ATC già vecchio che va ripreso in mano. Danetti. Ma dunque, intanto diciamo che i parcheggi a pagamento secondo me penalizzano eccessivamente il centro storico e vanno sicuramente diminuiti di numero. Ci sono dei problemi sulla variante di ampliamento, di sistemazione della variante secondo un vecchio progetto, credo della SALT, che però da anni se ne parla e non viene fatto. Credo che le infrastrutture più importanti alla fine che mancano a Sarzana sono le piste ciclabili. Io credo che sia incredibile che non ci sia una pista ciclabile degna di questo nome per andare al mare, e anche credo che sia proprio sbagliato che la pista ciclabile che ha incontrato moltissimo, quella sul canale Lunense, è completa in tutti gli altri comuni, tranne che in una fetta significativa del comune nostro. Ponzanello. Oggi Sarzana è tagliata fuori dal resto della Liguria, basti pensare al fatto che non esiste una linea ferroviaria che colleghi direttamente Sarzana a Genova. Se poi ci viene in mente di andare un po' più là, fino a Sanremo o a Savona, potremo trascorrere ore e ore in treno e fare più cambi, arriveremo prima a Roma o a Napoli. Ecco, io dico che è essenziale che Sarzana sia una parte integrante ed importante della regione, di questo tessuto economico e sociale, e quindi
va fatta uscire dall'isolamento. Io mi impegno a sedermi ad un tavolo con gli enti e con le istituzioni preposte per l'inserimento di una tratta ferroviaria che avvicini Sarzana al resto d'Italia. E un altro tema è anche quello delle buche. Chi entra ed esce da Sarzana deve avere delle ottime sospensioni, perché ci sono ogni anno centinaia di richieste di risarcimento danno al comune. Un piano di riasfaltatura delle strade è indispensabile, ne guadagnerebbero le casse del comune. La linea ferroviaria fra Sarzana e Genova, mi dispiace Cristina, ma c'è da tanto tempo. Parlo di diretta. Ecco, diretto, parlavamo diretta. Diretta. Bisogna invece pensare... Non ci sono più linee dirette, c'era un Parlo treno... Parlo di linea diretta, che ci avvicini. Scusate, però... Sì, vai. Recupero. Ecco, la linea c'è. Il problema è che noi abbiamo perso di forza nel fare le fermate. Non si fermano più tutti i treni a Sarzana. Questo è il vero problema. Non che non c'è la linea ferroviaria. Dobbiamo pensare di riconquistare... di essere di nuovo una città nevralgica in Liguria e non una città periferica. Questo è il punto vero. La manutenzione delle strade, noi pensiamo, centro storico fuori, di creare una struttura di pronto intervento in virtù delle quali le buche, le manutenzioni delle strade avvengono entro 48 ore dalla segnalazione, con una strada di tecnici del comune, perché così abbiamo la prontezza nella risposta. Abbiamo necessità di intervenire prontamente. C'è un grande problema sulla viabilità, dobbiamo fare un nuovo piano della viabilità, perché così com'è non funziona assolutamente. Sì, io invito l'amica Ponzanelli a sollecitare la Regione, il Presidente Totti, a intervenire sul sistema, diciamo, ferroviario, perché ricordiamoci che è anche molto competenza della Regione, e quindi se si vuole sedere intorno al tavolo invito la Ponzanelli a farlo immediatamente, quindi che convochi e che in qualche modo insista nei confronti della Regione ad investire qualche risorsa nella nostra città che sino ad oggi non è mai arrivata. Per quanto riguarda poi la parte della variante, è proprio... siamo quasi addirittura di arrivo, nel senso che stiamo aspettando da parte del Ministero dei Lavori Pubblici l'ok definitivo per fare il raddoppio della viabilità sulla variante Aurelia. Questo sicuramente alleggerisce le code che purtroppo soprattutto nelle ore di punta ci sono in quella zona di città. Posso replicare? No, non adesso, dopo, sono Marca. Piano del traffico ci vuole assolutamente. Sarzana nella variante è veramente soffocata dall'afflusso di auto che vanno ai grandi centri commerciali. Lo stop ai grandi centri commerciali, che dovrà essere inserito poi anche nel piano urbanistico comunale, cioè nel senso, penso che limiterà sicuramente anche l'afflusso delle auto nell'ambito della variante. Mi accodo praticamente ai colleghi per quanto riguarda insistere poi al collega Ponzanelli della Regione, in modo tale che la nostra stazione ferroviaria non sia un'isola nel deserto, visto che Peracchini ha fatto, che il comune comunque di Spezia ha previsto Migliarina come la stazione per il collegamento tra il treni con le Cinque Terre. Sarebbe utile che anche Sarzana non sia dimenticata a se stessa, ma che sia collegata con le Cinque Terre, in modo tale che il turismo delle Cinque Terre possa finalmente arrivare anche a Sarzana, con incremento anche di tutte le varie attività commerciali e del flusso di persone. Per quanto riguarda poi la buca delle strade, noi ci siamo molto spesi su questa cosa con l'amministrazione comunale. Va bene. Passiamo all'argomento successivo, che è il piano regolatore. Perché volevo replicare sul punto, sì, visto che sono stata chiamata in... Quando tocca lei si inserisce da fare una breve replica. No, perché non ho il tempo. Nel tempo che è quel minuto. Sì, certo. Credo che devo partire con Zanetti, e parlavo del piano regolatore. Ha affidato l'incarico per fare il nuovo piano regolatore della città. È un fatto importante, anche perché avrà dato sicuramente degli indirizzi ai progettisti sulle attese, ecco, della città. Io volevo chiedere a voi, se doveste essere eletti sindaco, se intendete confermare questi incarichi, visto che sono stati affidati alla vigilia delle elezioni, oppure se lascerete lavorare gli architetti che attualmente hanno l'incarico.
Zanetti? Ma dunque, intanto io penso che il PUC andava fatto all'inizio della legislatura e completato in questa legislatura. Gli architetti che sono stati scelti non avrei nessuna difficoltà nel confermarli, perché sono persone di assoluto valore. Inoltre io credo che questo piano regolatore debba essere un piano regolatore quasi a zero cemento, perlomeno per interventi grossi, e che dovrà anche dirci come uscire dal piano botta, in quale modo uscire dal piano botta, e poi dovrà darci delle indicazioni sulla viabilità e sul traffico. Per esempio, secondo me la zona di Bradia ormai dovrebbe essere matura per un anello a senso unico che ci permetterebbe di avere un marciapiede su Via dei Mulini e una pista ciclabile e pedonale lungo il Calcando. Puzzanelli, può replicare e parlare del molto piede. Brevemente volevo replicare. Mi meraviglia molto che il sindaco uscente inviti me a farmi portavoce presso la regione delle istanze. Io dico che la regione c'è ed è lì per tutti. Il vero problema è se un'amministrazione non sa dialogare con una regione o per degli errori non riesce ad ottenere dei finanziamenti dalla regione. Quindi questo volevo focalizzare. Per quanto riguarda la questione del PUC e di Boeri, anche qui un'altra evidente strumentalizzazione elettorale. Siamo in campagna elettorale, si fa arrivare a Sarzana Boeri e ce n'era veramente bisogno? Dovevamo spendere così questo denaro? Bene, Boeri c'è, noi abbiamo una nostra visione molto chiara di quella che dovrà essere la città. Se sarà con Boeri che dobbiamo parlare e al quale dobbiamo illustrare la nostra visione, lo faremo. È una visione che porta a uno sviluppo, a un'internazionalità col rispetto dell'ambiente. Bene, mio. Sì, ma in ordine alla problematica di Boeri, certo, Boeri c'è, dovrà, non è bello approvare, dare l'incarico quando si finisce il mandato, è una brutta cosa, ma c'è. I professionisti si adattano anche alle volontà di coloro che sono i mandanti. Noi abbiamo idee diverse rispetto a quelle che attualmente sono alla base, se ci sono idee, perché a volte mi viene il dubbio che non ci siano tante idee sul piano regolatore. È un ritardo drammatico, perché il piano regolatore è da lì che deve partire il piano del commercio, perché tutto deve essere in sintonia, in sincronia. Non è stato fatto, rimedieremo. Dobbiamo pensare ad un piano che non consumi il suolo, quindi poche aumenti di volume già dove ci sono gli immobili, per esempio ad un piano, case ad un piano possono essere elevate al secondo piano, si incrementa l'artigianato che ormai è perso. Possiamo pensare a piccolissimi interventi edificatori nuovi, abbiamo già consumato troppo territorio. Passiamo all'argomento successivo, che è quello della sanità, che è un argomento... Ah no, cioè, scusa, deve ancora finire, c'è Cavara, gli toglievo la parola. Ma io poi sono certo molto contento di finire questa legislatura con l'assegnazione attraverso un bando di gara gestito dalla provincia, l'assegnazione del piano urbanistico comunale a uno degli architetti più importanti a livello italiano e non solo. Il fatto che Boeri ha scelto di fare il piano regolatore di Sarzana è secondo me una cosa molto bella che deve renderci felici. È venuto, si è presentato alla città nel momento in cui ha potuto farlo, nel momento in cui ha ricevuto l'incarico ufficiale, e mi pare che l'idea che è emersa, quella di una città che debba essere salvaguardata, in modo particolare un centro da riqualificare, ma soprattutto una città che deve valorizzare le sue caratteristiche principali, che sono appunto il nostro patrimonio culturale e non solo, Marinella e Falcinello e tutte quelle zone importanti che in qualche modo il piano regolatore prevederà.
Giorgi. Finalmente abbiamo un piano urbanistico, avremo un piano urbanistico comunale, perché le linee di indirizzo di questo piano erano già state date da Caleo, se non sbaglio, 10 anni fa. Noi nel programma abbiamo inserito ricorso il più possibile a architetti, a professionisti sarzanesi. Questo è quello che io avrei voluto nella redazione del PUC. Ci sono tanti giovani architetti che possono dare sicuramente loro, avrebbero potuto dare il loro contributo. Io spero che lo diano proprio nella redazione del PUC in affiancamento con Boeri, che sicuramente avrà tutta la professionalità per farlo, perché il PUC deve essere il più partecipato possibile. Questa parola partecipazione, che secondo me è mancata in questa amministrazione e che dovrà essere, secondo me, almeno per noi, se i cittadini ci daranno la fiducia e mi eleggeranno come sindaco, dovrà essere veramente la bandiera del prossimo comune di Sarzana, la partecipazione con le varie associazioni, la partecipazione con i vari comitati che si occupano anche di tutela dell'ambiente, perché non ci sarà il ricorso. Chiappini. Sì, sul PUC il problema reale è quello che dicevo anche prima, ci sono state delle situazioni che ormai si sono incancrenite sul nostro territorio, dovute a una raffica veramente selvaggia di varianti sul vecchio piano regolatore, tutte finalizzate a proteggere o comunque a fare interessi che non sono quelli della città. Dobbiamo vedere la variante Aurelia con i grossi centri commerciali, vediamo il Botta, sul Botta possiamo anche dire che non c'è bisogno di ricorrere a grossi architetti, come diceva la collega. Anzi, abbiamo degli architetti giovani, molto in gamba. Io ricordo un concorso di idee fatto dal Comitato Sarzana che Botta, dove si presentarono 3 soluzioni alternative invece del piano Botta, e il piano Botta è anche fallito, quindi non è detto che i grandi architetti possano venire qua e fare miracoli. Il nostro miracolo sul PUC è semplicemente questo: riconvertire l'esistente per dare modo anche all'economia locale, al lavoro locale, di poter recuperare le piccole aziende e le piccole imprese edili dovranno investire sul territorio in termini di lavoro, proprio per ricostruire quello che già abbiamo, ristrutturare quello che già abbiamo. Il PUC comporta poi anche il PUD, su cui perdiamo dei soldi per il piano spiagge, voglio ricordare. Va bene, e ora riprendiamo il filo che per un attimo avevo perso, che e parliamo di sanità, di sanità in generale. Dico ospedale perché forse è più opportuno parlare di sanità, visto che il discorso ospedale di Sarzana è collegato al discorso del costruendo ospedale di La Spezia, sono elementi che non si possono dividere, e la situazione che abbiamo oggi, che c'è una fuga di pazienti che continua, liste di attesa che non sono mai cessate da anni, sono cambiati in regione vari colori, ma la situazione più o meno è... non cambia. Ecco, ora volevo dire, i sindaci non dovrebbero giocare un ruolo maggiore nella sanità, farsi sentire di più, perché mi sembra che in tutti questi mesi dietro, dei dibattiti che abbiamo fatto qua, siamo sempre stati in attesa di cose scelte, ma i sindaci a battere i pugni, ecco, io ricordo l'onorevole Zoppi quando era sindaco di Levanto che si era sdraiato qua in Piazza Verdi per l'ospedale, per difendere l'ospedale. Ora, non avrei mai non volevo immaginare che Cavara sa stendere per la strada, però voglio dire, ecco, i sindaci insieme, non dico quello di Sarzana, ma i sindaci in generale, ecco, questo argomento, perché poi c'è il discorso della maternità, la Dognocchi che è andata via da Sarzana e che ha lasciato i locali vuoti che avrebbero dovuto essere subito utilizzati, se no e che invece sono ancora vuoti. Insomma, ci sono tante cose da affrontare. Ponzanello. Ma sicuramente anche la situazione della sanità sarzanese è tutta da rivedere. Il San Bartolomeo ha bisogno di investimenti, è necessario un profondo rilancio, l'obiettivo è quello di invertire l'attuale trend, che è quello dell'emigrazione del malato altrove. Chiaramente ogni sarzanese ha diritto di essere curato a casa sua. Se facciamo un salto all'ospedale di Sarzana, troviamo intere aree chiuse, fatiscenti, percorsi labirintici, un giardino che dovrebbe essere destinato al sollievo del malato, che è adibito a zona di sgambatura per cani. Anche a questi penseremo nel nostro programma, con delle aree appropriate per i nostri amici a quattro zampe. Quell'ospedale deve assolutamente riprendere a funzionare e a
funzionare bene nell'interesse dei sarzanesi. Io mi impegno a sedermi subito a un tavolo con la Regione, con l'ASL 5 che è competente in questo ambito, e a battere i pugni proprio come diceva lei. Ione. Ma il problema della sanità ci sta a cuore. Pensiamo che sia l'unico punto di coesione fra la giunta Burlando e la giunta Totti. Hanno fatto un pasticcio entrambi. È proprio una situazione drammatica. Pensiamo che la maternità, in attesa che si faccia l'ospedale del Ferrettino, debba tornare a Sarzana. Ogni anno la Regione Liguria dona alla Regione Toscana 800.000 euro per i parti che vengono fatti da sarzanesi e spezzini a Massa. Una follia. I parcheggi attorno all'ospedale devono essere gratuiti. Con noi torneranno a essere gratuiti. Ha ragione Rossi. Il sindaco si deve impuntare, deve battere i pugni. Si deve ritornare ad una sanità adeguata. Basta code chilometriche e prenotazioni di anni. Dobbiamo pensare che i reparti che oggi sono finiti all'interno dell'ospedale devono funzionare. Un altro scandalo senza motivazione e senza spiegazione. Questo deve cambiare, con noi cambierà. Cavarra. Ma io ritengo che la sanità spezzina ha delle professionalità interne straordinarie e purtroppo poco valorizzate, ed è uno degli errori che secondo me deve essere risolto. E io mi spiace dover di nuovo, ma sembra quasi, cara amica Ponzanelli, che la competenza dell'ospedale Sarzana sia comunale. Invito a capire bene che queste cose che si dicono delle liste di attesa, dell'ospedale che non funziona, tutte queste cose sono esclusivamente di competenza della Regione. Quindi invito a magari sollecitare gli amici di partito a impegnarsi di più sulla nostra città. Una cosa importante, io chiedo, e l'ho già chiesto, i tempi di realizzazione dell'ospedale di Spezia, perché se i tempi non sono rispettati, come è molto probabile, l'ospedale di Sarzana deve avere maggiore ruolo, maggiore potenzialità anche interna. Giorgio. I sindaci hanno una competenza in materia sanitaria, c'è la conferenza dei sindaci che è prevista dalla legge di riforma del sistema sanitario, che impegna il sindaco in determinate attività insieme agli altri sindaci sulla programmazione per quanto riguarda il bilancio, per quanto riguarda la scelta dei dirigenti. A Sarzana c'è stato un'assenza, un immobilismo da parte del nostro sindaco. Ci siamo fatti cippare il reparto di ginecologia, e in che modo? È comparso un cartello all'interno del reparto dove veniva detto che il reparto di ginecologia veniva trasferito alla Spezia da luglio, se non sbaglio da luglio a settembre del 2010, e poi doveva essere di nuovo trasferita a Sarzana, cosa che invece non c'è stato, sotto veramente gli occhi silenti del nostro sindaco e solamente dietro le proteste dei cittadini. Ci siamo fatti scippare il Dognocchi perché Sarzana doveva essere il polo d'eccellenza riabilitativo ligure, cosa che in realtà non c'è stato. Ora noi ci impegneremo per quanto riguarda l'aumento dell'organico, l'aumento dei posti letti, in modo tale che l'ospedale di Sarzana non sia destrutturato e sia lasciato in mano ai privati, come sta succedendo poi nei Polente Ligure, dove tre ospedali ormai sono delegati poi ai privati. Sì, Rossi, la ringrazio della parola, perché come tutti sanno io sono dipendente della ASL dal 1979, quindi l'ho visto crescere la sanità nostra, l'ho vista deperire paurosamente sotto il centro-sinistra, e vedo una continuità ancora più paurosa con il centro-destra. Nel libro bianco della Viale ha letteralmente ammesso quello che io con i comitati per la sanità andavo denunciando già dal 2007, dal 2007 e dal 2010, la paurosa depauperamento degli organici, il pauroso depauperamento dei posti letto, e adesso si fa fatica a capire come si possa dare retta a promesse elettorali in questo senso. O noi recuperiamo posti letto e personale, e vi assicuro che è possibile, perché lo squilibrio con gli altri territori liguri è pauroso, siamo a un 30% in meno di personale e a 200 posti letto in meno. L'ospedale di Sarzana, non so come abbia fatto la Ponzanelli a vedere dei reparti vuoti e fatiscenti, perché non è assolutamente così, è semplicemente molto molto disorganizzata, e questa colpa adesso è quella del centrodestra. Zanetti. Ma intanto sottoscrivo le cose che ha detto Chiappini e provo a dirne delle altre.
La malattia principale della sanità spezzina, secondo me, è stato il campanilismo. Il campanilismo fra la Val di Magra, Salzana in particolare, e Spezia ha danneggiato gravemente tutta la sanità provinciale. Io credo che si debba riempire l'ospedale di Michelucci, di Sarzana, non perché siamo sarzanesi, ma perché attualmente è l'unica struttura moderna o relativamente moderna, visto che l'ospedale di Spezia è un ospedale dei primi del Novecento con i padiglioni come allora. Punto, solo per questo. Dopodiché, quando io ho un problema cardiaco, fare 10 km in più o 10 km in meno non mi importano, non è un problema, mi interessa essere curato bene. E per essere curati bene ci vuole il personale quantitativamente e qualitativamente in una struttura decorosa, almeno decorosa. Partiamo da Damione, perché adesso i conti li tengo bene. Sì, rigorosi. Ci sono tante persone che negli ultimi tempi lo sostengono, credo che poi Mione sia uno, tra l'altro uno di quelli, che Sarzana abbia perso un po' dei colpi rispetto al capoluogo, a Spezia, no? Tutti comunque riconoscono che per rilanciare Sarzana un rilancio non può che passare attraverso la valorizzazione dei beni che ha, dei beni storici, del proprio patrimonio culturale, delle proprie tradizioni. Ecco, ma chiedo appunto chi andrà di voi a governare, ecco, come si può, se mai, se così è, se quello che dico, quello che riferiscono alcuni è vero, cambiare questa situazione, con quali progetti? Ecco. Ma diciamo che il problema è un problema grande del centro storico. Il problema nasce più che altro dal fatto che il commercio si è ampiamente sviluppato con grandi strutture di vendita sulle varianti. Quindi il primo punto che dobbiamo porre è basta grandi negozi sulle varianti. Dobbiamo poi consentire alle persone di rientrare in centro. Quindi un nuovo piano della sosta, l'ingresso durante il periodo invernale, da novembre a marzo, dopo le 6 di sera, ai veicoli che potranno percorrere il centro, non sostare, ma potranno entrare. Diminuzione del costo dei parcheggi, gratuità dei parcheggi nel periodo da Natale, nel periodo natalizio. Io l'avevo chiesto in consiglio comunale, il sindaco ha votato contro. E poi lo propone anche lui, è una cosa che è abbastanza graziosa questa. Abbiamo la necessità di aumentare la qualità del mercato del giovedì, abbiamo la necessità di aumentare la qualità dei negozi. Un rinascimento della città ci vuole. Noi dobbiamo puntare sempre di più su una città che valorizzi il nostro patrimonio storico e culturale e poi aumenti ancora di più le manifestazioni culturali e turistiche ed enogastronomiche. È uno degli obiettivi principali. In questi anni abbiamo visto che quando la città organizza, quando organizziamo eventi insieme alle associazioni culturali, insieme agli operatori commerciali, i cittadini vengono. Quindi dobbiamo cercare di aumentare ancora di più questa offerta culturale che Sarzana ha le capacità di offrire. Lo abbiamo visto con il nostro Teatro degli Impavidi, che in 3 mesi sono entrate lì dentro più di 8.000 persone. Quindi puntare ancora di più sulla cultura. Sarzana deve diventare un punto di riferimento culturale non solo a livello provinciale, ma regionale e nazionale. Questo è l'obiettivo ambizioso che ci siamo dati per i prossimi 5 anni e su cui noi lavoreremo. Giorgio. Sarzana è cultura, ci sono veramente tante realtà associative, anche territoriali, che possono intervenire per la valorizzazione poi della cultura, per fare degli eventi, delle manifestazioni, quindi il Comune si deve poi impegnare a finanziare ed aiutare poi le associazioni culturali del territorio che possono effettivamente dare tanto. C'è il problema poi del centro storico, quello sicuramente, e della valorizzazione poi del centro storico, perché non possiamo pensare ad una cultura senza un decoro cittadino, senza un'opportunità
pulizia, senza togliere, facendo rispettare poi le ordinanze contro l'accattonaggio, cioè di fronte poi agli esercizi commerciali, Sarzana ci sono veramente tantissime persone che chiedono l'elemosina, cosa che non è praticamente, se Sarzana vuole essere una città culturale prima deve passare dal decoro cittadino, dal rispetto poi anche sicuramente delle ordinanze. L'Impavidi meno male che è stato aperto, nonostante i numerosi soldi spesi, prima c'era Caleo, sono 500.000 euro che abbiamo speso di soldi pubblici in cause inutili, devo dire, per... Sembra che sia finito il tempo, capito. Sì, su Sarzana come sulla Piana di Marinella basterebbe rivisitare e riprendere in mano le peculiarità storiche, le peculiarità artistiche e anche quelle culturali. Sarzana, io lo chiamo substrato perché fino adesso non è mai emerso, ma un substrato culturale decisamente importante. Ci sono cittadini che hanno delle idee e come le hanno in ambito culturale, le hanno in ambito del commercio, le hanno in ambito di tanti altri punti. Basterebbe rifar partecipare veramente i cittadini, non come è stato fino adesso, alle scelte della città e incominciare a rilanciarlo. Certo è che anche lì ci sono stati fatti degli sbagli che vanno corretti, o quantomeno bisogna ricominciare a pensare da quegli sbagli lì. Il commercio sulla variante, oppure le medie distribuzioni sul semicentro, bisogna collegare, perché non è che non viene nessuno a Sarzana, vengono, ma non si fermano. Andy Warhol l'ha dimostrato, è venuta gente a vedere la mostra, non ha avuto l'impatto su Sarzana che si aspettava, perché è una presenza mordi e fuggi, bisogna ricominciare da lì. Ma la decadenza della nostra città è un problema serio ed è un problema complesso, non è che si può dare solo la colpa, è un problema complesso. Io credo che Sarzana debba puntare molto sulla cultura e sui beni culturali, però sulla cultura bisogna puntare a idee originali, perché se si fanno le cose che si fanno dappertutto, le città più grandi che hanno un budget più grosso faranno delle cose migliori. Quindi bisogna puntare su cose originali e sui nostri beni culturali. L'Impavidi, che è il teatro più importante della regione Liguria dal punto di vista architettonico, la via Francigena, la cittadella che deve essere aperta dalle 8 di mattina alle 8 di sera liberamente, l'Uni e la Lunigiana. Noi abbiamo abbandonato la Lunigiana alla Toscana. La via Francigena, di cui ho già parlato prima, e che abbiamo abbondantemente lasciato perdere. Zanetti, abbiamo finito. Scusa. Ponzanelli. Sarzana sta morendo. Io ricordo quando ero ragazza che gli spezzini trascorrevano il fine settimana e le serate a Sarzana, adesso avviene esattamente il contrario. Ci vuole un cambiamento di rotta, non possiamo lasciare che Sarzana si spenga. Ci vogliono più eventi culturali, non avvitati sempre attorno ai soliti noti. Dobbiamo agire prima che sia troppo tardi e dobbiamo farlo per i nostri giovani. Dobbiamo togliere Sarzana da questa spirale di depressione, dobbiamo agire in sinergia anche con le città e le regioni vicine, dobbiamo essere più internazionali, più aperti, più innovativi. Non possiamo lasciare morire, certo, Sarzana. Cavarra, partiamo con un discorso dello sport, la cultura poi l'avevo abbinata, ma già ne abbiamo parlato, comunque non toglie che si possa. Si era posto il problema, nuovo palazzetto dello sport o palazzetto, rimettere a posto il palazzetto esistente? Io non esistente. Ho risposto sulla cultura, del vero, perché avevo capito la domanda. Ah, va bene. Comunque adesso è l'occasione di farlo. Sul palazzetto dello sport. E poi c'è il discorso del campo sportivo, che è un patrimonio enorme, forse è anche sottoutilizzato il Miro Ruperi, o no? O sbaglio io? Ma partiamo dal fatto che noi abbiamo una realtà molto importante nel settore sportivo, perché abbiamo tantissime società che quotidianamente coinvolgono migliaia e migliaia di bambini e ragazzi, quindi dobbiamo cercare di valorizzarle sempre di più. E in questi anni avevamo una cosa da dover risolvere,
quella della struttura della piscina, che di fatto era, non aveva la, diciamo, il non avevamo le risorse finanziarie, scusi, per poter concludere i lavori. Siamo riusciti ad ottenere 1,5 milioni di euro di finanziamenti da parte del governo. Entro giugno la provincia espletterà il bando e quindi quello l'abbiamo risolto. Nei prossimi anni cercheremo di fare un palazzetto dello sport dove all'interno dovrà, diciamo, essere utilizzato proprio per l'hockey Sarzana, e poi all'interno del bilancio comunale abbiamo intenzione di mettere delle risorse annuali da destinare alle società sportive locali. Giorgi, palazzetto da rifare quello lì o quello nuovo? No, palazzetto dell'hockey non è a norma, già stanno facendo le partite in maniera, cioè, così irregolare, quindi deve essere rifatto. Noi nel progetto abbiamo di rifare, di individuare poi una zona, ovviamente ascoltando anche le persone in maniera partecipata, poi tutti i progetti dovranno essere partecipati. E sì, di ricostruire un palazzetto dell'hockey penso che sia una cosa assolutamente indispensabile, perché sappiamo tutti che le partite non vengono fatte con ordinanze ad hoc. E poi c'è il problema dei vari del centro sportivo naturale lì vicino allo stadio, che ha poi un problema di viabilità. Lì c'è la questione di Via Paradiso, dove c'è la concentrazione di auto, c'è da trovare una soluzione possibile. Noi l'avremo anche individuata con un ponte Bailey, poi fare un ponte definitivo e ricorrere ovviamente a dei finanziamenti europei in modo tale da sistemare definitivamente la viabilità, perché non è possibile pensare di fare sport in una determinata zona quando i mezzi per arrivare a questa zona non possono accedere in maniera libera, e quindi nel senso ci impegneremo da questo punto di vista. Sì, sullo sport bisogna considerare un fatto, che lo sport non vuol dire soltanto essere iscritti a delle società per fare un'attività che io chiamo semi-agonistica. Lo sport spesso e volentieri è abbandonato a una certa età proprio perché non ci sono gli spazi, una volta c'erano molti più spazi, per cui io credo che noi dovremmo puntare sul dividere lo sport gestito dalle società, e qui si può pensare a una cittadella dello sport, quindi spostare direttamente anche il palazzetto dello sport e dell'hockey. C'è un bel progetto già nelle casse, nei cassetti del comune, ma pensare soprattutto a chi lo sport lo vuole fare senza iscriversi a delle società, le aree verdi, le palestre verdi. Noi stiamo pensando anche a ricontattare tutti i parroci, perché ogni parroco aveva il suo campetto, aveva la sua area verde da dedicare ai ragazzi, e lì l'educazione allo sport era molto diversa, si parlava di socialità, si parla proprio di educazione anche nello stare insieme, cosa che non è più, è diventato competitivo lo sport, la competizione non vuol dire stare insieme. Nei campetti ci fanno i parcheggi ora. Certo. No, il campetto rimane, sì. Il parcheggio è sotto. Allora, dunque, per precisione, sullo sport direi che prima di tutto bisogna assolutamente completare e gestire per il meglio la piscina, perché il nuoto non è uno sport che si può fare, il nuoto è uno sport che si deve fare. Pensiamo solo all'importanza del nuoto nella disabilità, nel traumatizzato, nell'anziano. No, si può non giocare a pallavolo, ma il nuoto si deve fare. Secondo, il palazzetto hockey o palazzetto polivalente. Ma io credo che non ci si debba avventurare in opere faraoniche, e che una soluzione potrebbe essere essere l'utilizzo dell'area già comunale davanti al mercato ortofloro frutticolo. E per quanto riguarda il discorso dello stadio, noi siamo per una strada ciclopedonale dietro la gradinata senza macchine, pedibus. Bonsanelli. Io ho lo studio professionale davanti al palazzetto dell'hockey e vivo davanti alla piscina. Non le dico quante volte in campagna elettorale ho sentito dire: si finisce la piscina, si fa la piscina, si fa un nuovo palazzetto, si ristruttura questo palazzetto. Io dico questo: la questione va affrontata seriamente e non strumentalmente alla campagna. Si verifica, abbiamo già abbastanza edifici fatiscenti a Sarzana, abbiamo bisogno di un altro scheletro, anche del palazzetto? Si fa una cosa seria, si fa una ricognizione, si valuta, si
verifica se è possibile un recupero e un rilancio. Questa è la prima cosa che farebbe la mia amministrazione. Per quanto riguarda il Luperi, ricordo forse un concerto che c'è stato fatto di Jovanotti 10-15 anni fa. Ecco, allarghiamo nuovamente gli orizzonti del Luperi, ospitiamo eventi, interventi internazionali e rilanciamo. Ma intanto io faccio un passaggio breve sulla cultura. Penso che la cultura sia un patrimonio inestimabile a Sarzana. Abbiamo grande individualità, abbiamo una storia. Dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi quella che è la nostra storia, le nostre opere d'arte, i nostri palazzi antichi. Penso anche di estendere, per esempio, fare concerti all'interno degli androni dei palazzi, sono stati fatti, è una cosa che va portata avanti, va sviluppata. Penso che il Festival della Mente non debba essere soltanto un 3 giorni, ma si debba pensare di estendere il progetto con manifestazioni anche durante il periodo invernale. Ci sarebbe tanto da dire. Penso a ripartire veramente dalla mostra dell'antiquariato, è una mostra essenziale. Lo sport invece è lo sport di tutti. Dobbiamo pensare che i giovani possano usufruire delle strutture pubbliche senza dover chiedere le autorizzazioni a chissà chi. Dobbiamo ricreare i posti dove i giovani possano fare sport, liberamente. Un altro argomento di interesse generale, e poi ci avviamo ormai alla fine, riguarda la raccolta dei rifiuti della natura urbana. Io volevo capire se così come funziona adesso va bene, o se avete in mente delle novità, ecco, Giorgio. Ma noi ovviamente il sistema della raccolta differenziata non si può eliminare, però nel senso la situazione della pulizia e del decoro a Sarzana è sotto gli occhi di tutti, quindi cioè il nostro progetto è praticamente di fare delle isole ecologiche in modo tale che ci siano comunque dei punti dove ovviamente, siccome la raccolta differenziata non può essere fatta praticamente tutti i giorni per tutto, quindi le persone possono portare rifiuti. C'è anche la questione dell'abbandono dei rifiuti, che io avevo già in sede di consiglio comunale proposto, perché l'opposizione è stata propositiva anche per contrastare l'abbandono dei rifiuti in tema di tipo sanzionatorio. Abbiamo pensato anche di istituire, come è stato fatto in altri comuni, delle fototrappole per evitare gli sversamenti comunque di rifiuti in determinate zone e sanzionare comunque i trasgressori in modo tale da avere un introito nelle casse comunali ed evitare situazioni come Silea, come praticamente all'interno, cioè nei pressi comunque del fiume, dove vengono veramente abbandonati senza alcun controllo dei rifiuti vogliamo evitarlo. Sì, anche qui devo dire che parto dalla nostra proposta di aderire al progetto Rifiuti Zero, che fu bocciato in consiglio comunale, per poi andare a una raccolta differenziata porta a porta, fatta veramente male. Questo comune ha sbagliato tutto da questo punto di vista, ha sbagliato rimanendo succube di Accam, che ci presenta un piano finanziario senza spiegarci bene come mai costa quella cifra, ha sbagliato pagando per 3 anni di fila con un contratto di servizio scaduto, rinnovato semestralmente, addirittura pagavamo Accam per le isole ecologiche, per la raccolta di prossimità, mentre già si faceva la raccolta porta a porta. Quindi ha perso molto tempo in cui si poteva veramente studiare la situazione, e noi intendiamo ristudiare la situazione di Sarzana, capire dove serve il porta a porta, capire dove serve una prossimità limitata, capire come si può migliorare questo sistema, soprattutto imporre a Accam che le scelte le facciamo noi come comune e non loro come partecipante. Alzanetti. Ma allora intanto vabbè, le questioni sono tante sull'ambiente, sulla nettezza urbana, però io direi intanto che si paga un po' troppo, secondo me. Poi secondo vorrei dire che bisognerebbe anche un po' cambiare il popolo, ma non è facile, non sarà facile per nessun sindaco, perché molti si comportano male in modo incivile. Sul porta a porta credo che insomma tanti passi avanti, tanti miglioramenti onestamente sono stati fatti.
Io vorrei sottolineare la questione delle microdiscariche, che sono tante, e soprattutto delle microdiscariche nel fiume, lungo il fiume, dove c'è anche il problema delle macrodiscariche degli anni 60-70. Lì bisogna intervenire, e sulle microdiscariche si può intervenire anche con un abbinamento tra volontariato e servizio pubblico. Punzanelli. Noi siamo a favore di un sistema misto che sia ritagliato a misura dei cittadini e non delle municipalizzate. Penso ovviamente alle difficoltà delle famiglie di tenere a casa per giorni determinati rifiuti, anche ai problemi di decoro in relazione alla presenza di rifiuti nel centro storico a lungo. Quindi la nostra proposta è intanto un piano straordinario di pulizia e poi l'introduzione di un sistema misto che sia a vantaggio della collettività e non su misura di ACA. Sì. Abbiamo, per quanto riguarda questo problema, dobbiamo farlo funzionare nelle periferie. Mi dicevano l'altra sera a Falcinello che c'è un grosso problema, non viene raccolta la nettezza urbana nei giorni stabiliti. Questo è un problema di funzionamento. Dovremmo monitorare e far funzionare questo sistema, perché Zanetti dice che costano un po' troppo, forse è vero, ma i parametri sono stabiliti dalla legge, non è che sono liberi e si può fare quello che si vuole. Una modifica invece va fatta nel centro storico. Noi riteniamo che sia necessario modificare radicalmente il sistema di raccolta. Dobbiamo pensare che si debbano organizzare magari con punti di raccolta di prossimità, o quantomeno mantenere il sistema attuale, ma consentire una raccolta anche fuori dagli orari. Questo non solo per dare un servizio maggiore ai cittadini, ma soprattutto per evitare lo scempio, per esempio, del venerdì sera, dove la plastica viene lasciata e la città è piena di rifiuti. Cavallo. Sì, diciamo che se ci guardiamo indietro, pensiamo a 5 anni fa, avevamo la città che era veramente in una situazione di degrado importante per quanto riguarda il sistema di raccolta dei rifiuti. No, non si torna indietro, ecco, pensare al sistema misto. E basta vedere le foto che pubblicano sui social di Spezia, ecco, fa capire che assolutamente la mia amministrazione, se verrà confermata, porterà avanti il sistema di porta a porta, perché ci ha portato dal 22 al 67% di raccolta differenziata nel giro di pochissimo tempo. Dobbiamo migliorare il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Sono d'accordo quando si dice che sul centro storico dobbiamo migliorare il sistema di raccolta, magari modificandolo anche. Quindi non si torna indietro, assolutamente contrario alla raccolta mista, perché ci porta veramente ad una situazione di degrado come sta tornando ad essere Spezia, e invece appunto migliorare nel centro storico e alcune cose dove le cose non vanno. Ecco. Mi sembra che questo giro l'abbiamo finito, no? E volevo chiedere, ormai siamo alla fine, facciamo un paio di domande. Ecco, una di queste, una volta eletti, cosa farete? I primi provvedimenti che avrete in mente di fare se eletti? Ecco, Chiappini, ad esempio, immagini che domani. Da me? Quando ho fatto l'intervista lì a Primo Canale, mi hanno detto qual è la prima cosa semplice che faresti a Sarzana, e in maniera spontanea, perché veramente è diventata proprio una questione che per i sarzanesi è veramente sentita, asfalterei il manto stradale, anche perché la programmazione per l'asfaltatura del manto stradale, non il rattoppamento, non mettere il bitume nella buca per chiuderla in vista, diciamo, delle elezioni, perché ora, caso strano, c'è un dispiegamento di camioncini che vanno a tappare tutta la buca delle strade per far apparire il manto stradale più fruibile e per dimostrare che l'amministrazione è solerte. C'è una programmazione, è stata fatta, i soldi ci sono, quindi la prima cosa che farei è rendere decorose, fruibili le strade cittadine, per una sicurezza della circolazione, per una sicurezza dei stessi cittadini. Questa è la prima cosa, poi il resto, sicurezza, però cosa semplice. Dico. Sì, capito.
Sì, non è che c'è una prima cosa da fare, ci sono tante prime cose però da fare. Uno deve mettere le mani nella pasta. Certo, per mettere le mani nella pasta la prima cosa da fare, l'abbiamo già detto, noi puntiamo direttamente sull'informazione dei cittadini, la partecipazione dei cittadini, raccogliere le idee dei cittadini, sapere quali sono le priorità per i cittadini. La priorità non ce l'ha il comune, la priorità ce l'hanno i cittadini, quindi una volta e si fa presto a sapere quali sono le priorità dei cittadini, si verifica la disponibilità economica e si decide insieme ai cittadini qual è la prima cosa che vogliono fare i cittadini. Certo, la situazione delle strade è deprecabile, ma non c'è solo quella, c'è la situazione del bilancio che è veramente pesante, c'è la situazione della sanità che è veramente pesante, ci sono tante cose da fare subito e fare bene, o almeno impostare, e per impostare un futuro a Sarzana è necessaria l'informazione, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini in maniera assoluta. Dico anche di più, noi siamo per un regolamento comunale che dia la possibilità ai cittadini di fare i referendum, perché i cittadini sono sovrani in casa loro e devono essere in grado di decidere, devono darci una mano a decidere quali sono le priorità di Sarzana. Credo che lo statuto lo preveda già. Lo prevede, ma non c'è regolamento, per cui non è possibile farli. Zanetti. Allora, finalmente ho il potere supremo come lo zar, che è quello che ho sempre sognato, e quindi come prima cosa faccio la pista ciclabile Sarzana Marinella, la inauguro in un periodo di freddo e per fare poi il bagno a Marinella in pieno freddo. Come seconda cosa partirei con un programma da fare sempre poi di manutenzione. La manutenzione è la cosa più importante per un comune, perché si può spiegare non abbiamo fatto una scuola perché non ci hanno dato i soldi, ma non si può spiegare non abbiamo trovato in 10 anni la pittura, il tempo e la persona per pitturare quella ringhiera. E c'è e all'interno della manutenzione c'è prima di tutto una emergenza ciaponi, perché nel centro storico i ciaponi ridotti come ora non sono mai stati. Come terza cosa farei un po' meno multe, e romperei un po' meno le scatole agli automobilisti, e come ultima cosa lancerei una Sarzana amianto free. Zanelli. Non parlo nemmeno dei primi 100 giorni, ma della prima giunta. Prima giunta. Porterei veramente un rinnovamento, un cambiamento, innanzitutto per quanto riguarda la sicurezza. Quanto vi dicevo prima, più controlli, meno bonismo, patto con la questura e la prefettura. Un'inversione di rotta rispetto a quella che è l'attuale tendenza. Poi ci metteremo subito a studiare come incentivare il centro cittadino, che è il vero motore della nostra economia, e un chiaro, evidente salto di qualità su pulizia, manutenzione, decoro urbano. Questo è quello che farei. Signore, ma il primo punto è la sicurezza delle scuole. Io dormo male quando penso che i nostri giovani sono in scuole pericolose. Questo è il primo punto da affrontare in assoluto. Penso poi invece alla necessità di affrontare le problematiche della sicurezza, quindi turno notturno per i vigili, aumento del controllo soprattutto nelle zone più delicate, Marinella una di queste, presenza dei vigili nei quartieri, accordi con le forze dell'ordine per poter avere una presenza costante in città. La nostra città dovrà essere una città libera da gang più o meno baby. Assistiamo il venerdì sera a scene inquietanti in piazza Matteotti. Basta che ci sia la presenza. I cittadini si devono riappropriare della città. Dobbiamo debellare zone che sono ormai off limits. Penso ai giardini di via Privata Giorgi. Non è possibile. Altra cosa, da partire subito con la riforma del commercio vero, parcheggi gratuiti per maggiore tempo. Cavar. Ma io vorrei proseguire il lavoro che abbiamo tracciato in questi 5 anni, quindi io ritengo che ci sia la necessità di non fermare il treno in corsa, cioè nel senso che abbiamo tante cose che abbiamo messo in campo in questi anni che hanno bisogno di una loro prosecuzione, quindi io continuerei a lavorare sugli obiettivi che ci siamo dati in questi anni e vogliamo proseguire su questa strada. Chiaramente un tema che mi pare oramai di tutti, perché effettivamente dobbiamo cercare di dare dei forti segnali,
è quello sul tema della sicurezza, nel senso che nei primi giorni, quando ritornerò all'interno del mio ufficio, sarà proprio quello, cercare di lavorare subito a fare un piano di infittimento luci ulteriori e soprattutto un piano di videosorveglianza attraverso il bando che andremo a fare per la nuova gestione dell'illuminazione pubblica. Con 0 euro per i cittadini vogliamo fare un piano di infittimento luce e un piano di videosorveglianza. Nei primi giorni farò questo. Ecco. Bene, mi sembra che abbiamo affrontato tantissimi argomenti. Se poi troverò la vostra disponibilità, eventualmente ai primi di giugno possiamo anche rivederci, ecco, se lo riterete opportuno anche voi. Magari rimanderei a quell'occasione l'appello fatto diretto agli elettori, non mi sembra il caso di farlo adesso perché avrete tante cose da dirvi. Vi ringrazio di essere venuti, ringrazio i nostri telespettatori, vi do appuntamento alla settimana prossima con un'altra puntata sulle elezioni. Grazie. 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 Grazie.